Un'intervista bagnata, un'intervista fortunata, quella con Danny Mendez. Benvenuta su Spettacolo Mania. Grazie, grazie a voi che date la possibilità di dare voce non solo alla Mendez, ma soprattutto a queste iniziative. Esatto, le radici del gusto. Tu sei la madrina di questa iniziativa, raccontaci perché ci tieni così tanto. Beh, innanzitutto la prima domanda dice perché Milano è chiamato, no, ci sono tante bellezze ma soprattutto madrine, e dice Mendez, la ricetta, le radici, e no, sono tante ragazze romane, no, soprattutto quando si parla di periferia di Roma, comunque di posti bellissimi, no, periferia, anzi paesi, Valmontone, Levano Romano, quindi vai a sottolineare la bellezza. Secondo me la connessione è stata, secondo me, che mi ha con il direttore organizzatore, la genuinità, cioè la parte dei paesi intorno a Roma hanno ancora un qualcosa di genuino che si vede attraverso anche le ricette, e quindi è importante, quindi sono onorata perché ancora, devo dire, come Mendez mi mantengo genuina, sia a livello corpo e a livello anche, insomma, mente, che credo che sia una particolarità proprio dei paesi intorno a Roma, che vai fuori e c'è ancora questa goliardia, questa voglia di condividere, questa voglia di condividere, di giocare, di stare insieme, di non prendere troppo sul serio, perché Roma, adoro Roma, siamo in un posto stupendo, ma appena giro, oh, che stai a fare? Calma, calma, mangiati un buon piatto buono, la cucina romana in questo caso, che io sono stata ospite anche Valmontone, che ho riscoperto un posto stupendo, e con semplicità, semplice, sembra una parola abusata, ma è la semplicità, credo, che premia sempre. Senti Danny, cosa lega secondo te l'arte culinaria all'arte, con, diciamo, la maiuscola, quella della scultura, della pittura? Beh, sicuramente ci sono dei nessi importanti. Io non sono un artista a livello di attrice, ma sicuramente ci sono gli artisti proprio che hanno dato modo di esaltare i valori, i gusti, anche i gusti, devo dire la verità, ma soprattutto nell'esaltarla a livello di immagini, a livello di fotografie, e quindi c'è molta connessione, quindi lo vedo anche tantissimo nei film nel passato. I registi hanno sempre saltato la tavola, hanno saltato le tavolate, hanno saltato, quindi per me, anche se non dipingi, per me comunque riprendere una tavolata o comunque del cibo ti dà la possibilità di vedere l'unione, ma anche l'arte in queste specialità. Senti, hai condotto Pole Position, è andata benissimo, sta andando benissimo, vabbè, ci sono anni. È iniziato già, però sta andando benissimo, e fino a quando appunto sarai lì a Pole Position su Sky, e quali sono i tuoi programmi futuri, magari dopo l'estate? Guarda, sono molto contenta perché sono attiva a livello lavorativo, quindi ho questa possibilità di Sky che riprenderò, quindi mi hanno rinnovato il contratto, quindi sai, di questi tempi non è sempre facile, e quindi riprenderò dalla stagione prossima sempre Pole Position, che è un programma che mi sta dando soddisfazione, ma anche soprattutto per le persone che seguono piccole e medie imprese italiane, quindi parliamo di un altro settore, e girato su Milano. E poi una tournée teatrale a febbraio in tutta Italia, e quindi mi dividerò tra questi due, scenico e televisivo. Sì, assolutamente, e adesso parto per la Spagna per girare un film nella mia lingua, quindi sono strafelice. E aprile ho girato un progetto che spero che uscirà, penso negli Stati Uniti prima, ma poi uscirà anche in Italia con la bellissima e dolcissima Alessandra Mastronardi. Tante cose, allora ci dici però il titolo dello spettacolo teatrale e del film? No, non te lo devo dire. No, lo spettacolo teatrale. No, te lo dico quello del film, okay. Perché ancora è provvisorio, il nostro regista sta vedendo di cambiare il nome del testo, soprattutto del titolo, ma del film si chiama Addiction, e non è corretto in italiano la traduzione, addiction, ovvero la dipendenza, dipendenze a tante cose. E in questo caso dipendenza di mia figlia che fa uso di sostanze, quindi insomma non è una passeggiata, però ahimè. Questa cosa leggera.
Ahimè. Meno male che c'ho la ricetta del gusto che ci alleggeriscono il tutto. Grazie. Grazie a te. Spettacolo mania. Ho riso prima. Spero che non ridiate dopo di questa presentazione perché era terribile. Comunque vi bacio a tutti quanti. Un bacio dalla madrina delle radici del gusto. Mi parte anche il romagnolo, scusate. Un bacio. Ciao.